sedicesimo a esibirsi è stato Bravi, Michele Bravi, la stagione dell'amore. Che vi devo dire? Michele Bravi, questa faccia stranissima, un po' aliena, questo suo essere un po' donna, un po' uomo, ve l'ho detto già l'altro giorno, mi affascina. C'è qualcosa nella voce che mi affascina, quella faccia da bambino un po' alieno, però diventa credibilissima quando lui esplica la funzione fonatoria. E se l'è cavato bene anche in un persone così importante di Battiato. Gli danno da fare cose da grande, perché hanno capito una certa credibilità e sensibilità e c'è il timbro credibile. Bravi ha un timbro credibile. E vediamo quando crescerà che cosa gli faranno fare, se gli daranno opportunità, però io continuo a non considerarlo un big, cioè non doveva stare in quel posto lì, però continuo a dire da qualche tempo, da qualche giorno, da quando l'ascolto, che è molto bravo e magari un big ci può diventare veramente. Bravo, bravi, bravi, bravo. Va bene, ci potremo perdere in un ginepraio di sciocchezze.